1000 like per questa reazione. E se arriva Vlahovic, compriamo la maglia sua. Ciao ragazzi, sono Bev e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui assieme a mio papà. Ciao ragazzi, forza Juve. Per fare la reaction ai migliori gol, alle migliori giocate di un possibile nuovo acquisto a Juventus, un nuovo attaccante di peso. Gonzalo Higuain. No, Higuain, capito che adesso è un po' pesante, però riprendiamo. No, Higuain basta, Higuain no. Ce l'abbiamo avuto, l'abbiamo dato via, Higuain lasciamolo da parte. Si tratta di un attaccante che anche lui, come Higuain, ha il più nel gol. Stiamo parlando però dell'attaccante serbo della Fiorentina, ragazzi, Dusan Vlahovic. Si sta parlando molto di questo acquisto qua, si sta parlando molto di un possibile approdo a Torino di Vlahovic. Ci sono contatti in corso tra la Juventus e la Fiorentina appunto per l'acquisto già a gennaio, già a gennaio di Vlahovic. Vediamo come andrà a finire. Speriamo che magari domani, dopodomani, che arrivi questo attaccante, visto che questo attaccante serve, questo attaccante serve la Juventus. Fatemi sapere ragazzi qua sotto con un commento se secondo voi arriverà o meno alla Juventus. Magari poi voi state vedendo questo video quando è già arrivato Vlahovic alla Juventus. Noi speriamo. Però in questo momento ancora non lo sappiamo. Ci sono tanti di voi che guardano i video, le nostre reaction eccetera, ma non sono iscritti al canale e non va bene ragazzi. Non va assolutamente bene. Quindi iscrivetevi al canale, è tutto gratis, ci fate davvero un bel regalo. Andiamo dentro con il video. Eccoci qua ragazzi con il video Dusan Vlahovic. Vediamo un po' come si comporta questo attaccante classe 2000. Qua vediamo, mamma mia, un golasso. Vediamo su subito ragazzi, ragazzi miei, come ci stanno mancando le punizioni a quest'anno. Una punizione contro Cagliari può anche essere davvero un bel, guarda, questo è un attaccante, può essere davvero anche un bel acquisto per le punizioni, perché se ci pensate adesso ragazzi, oltre a Dybala, le punizioni, cioè, chi c'è che le tira? Guardate ragazzi, un attaccante davvero che riesce a dare velocità, inserimento. Guarda come riempie l'area bene ragazzi, guardate quanto riempie bene l'area, che bei movimenti. È un attaccante davvero, guarda qua contro il Milan. Ragazzi, questo qua è un grandissimo attaccante, classe 2000. L'avesse segnato Ronaldo un gol del genere, avrebbero detto fuori classe. Classe 2000. Ed è un 2000. Ragazzi, questo qua è davvero un attaccante che adesso vediamo, è comunque a, diciamo, la sua seconda buona stagione. Un altro sinistro, di nuovo all'incrocio dei È la sua seconda buona, buonissima stagione quest'anno. Questo qua contro di noi. Ora vediamo se con magari un club più importante, andando appunto in un club dove c'è più responsabilità, che possa essere all'estero, che possa essere alla Juventus, magari cambierà qualcosa. Ma fatto sta che la fame, la grinta di questo attaccante serbo qua, ragazzi. Guarda la forza anche. Ma guarda come riempie bene l'aria. Mi ricorda proprio, sebbene abbiano due ruoli diversi, ma ragazzi, Chiesa, cioè la stessa fame, la stessa voglia di non mollare, di farsi trovare al momento giusto, al posto giusto, che ha Federico Chiesa. Fatto sta che infatti anche Chiesa era dalla Fiorentina, era sotto questo punto di vista del carattere simile a Vlahovic, e l'abbiamo preso, così come tanti altri giocatori, tanti altri giocatori della Chiellini, ma ricordiamoci Roberto Baggio, Chiellini, Baggio, una sommossa di Firenze, Chiesa, Quadrado, tantissimi, infatti, grandi giocatori. Infatti l'acquisto di Baggio poi è quello che ha portato tendenzialmente alla rivalità tra Fiorentina e Juventus. Però ragazzi, guardatelo bene, guardate, lo conoscete tutti ovviamente, ma guardate come si gira bene, con che forza, come fa salire bene la squadra. Posso dire una cosa, Fabio? Guarda come riempi bene l'area. Veramente, posso dirti una cosa? Prima il gol, anche questa qua, il gol che ha fatto prima, quando si è tuffato in area per raggiungere la palla, a me ha ricordato Mandzukic. Super Mario Mario. Sì, hanno caratteristiche un po' diverse. Leggermente diverse. Però, mamma mia, ragazzi, Vlahovic. Vlahovic, se dovesse arrivare alla Juventus, potrebbe davvero svoltare l'attacco. Potrebbe davvero svoltare l'attacco, anche perché adesso, parliamoci chiaro, ragazzi, è andato via Cristiano Ronaldo, che avevamo pagato 100 milioni. Un giocatore che all'anno ti faceva come minimo, solo in campionato, e i numeri parlano, 25 gol. No, l'ultima stagione, adesso non mi ricordo quanti ne ha fatti, ma comunque, se non sbaglio, capocannoniere l'anno scorso della Serie A, Cristiano Ronaldo. E ora in questo momento, ragazzi, siamo davvero a corto di gol. Cioè, abbiamo dato via Ronaldo, abbiamo preso Ken. Ken non può essere con il sostituto, tutto il bene, con tutto il bene con possiamo dire a Ken. Vogliamo un ragazzo giovane che spero cresca. Ken in ragazzo, questo momento non merita. Può essere il sostituto di un giocatore che ha fatto 30 gol in una stagione, ragazzi. Ma non è colpa di Ken, è colpa della dirigenza in questo caso. Non puoi considerare Ken il sostituto naturale di Ma Ronaldo. Infatti probabilmente se dovesse arrivare Vlahovic, dovrà crescere anche lui. Dovrà sicuramente crescere anche lui, dovrà farsi trovare
pronto, può essere quell'attaccante che in questo momento alla Juventus riesce a rendere quelli che sono i gol che stanno mancando. Cioè, sono quei gol che alla fine la Juventus, in un modo o nell'altro, con Dybala, con Higuain assieme a Dybala, oppure con lo stesso solo Higuain, con Mandzukic, comunque mettendoli tutti assieme, riusciva ad arrivare a quella cifra di gol. In questo momento la Juventus in fase offensiva è davvero carente. Anche ieri nella partita contro il Milan abbiamo visto come la Juventus non sia stata in grado di fare un tiro in porta, per un motivo o per l'altro. Poca roba davanti, poca manovra offensiva. È mancato anche quel giocatore che, appunto, come sa fare Vlahovic, lo stiamo vedendo in questo momento, ti riempie l'aria, ti fa salire la squadra, ti tiene la palla. E questo, ragazzi, è un giocatore che davvero può essere molto, molto, molto utile a questa Juventus. Perché, ripeto, Morata è un attaccante che, lo sapevamo già, è un attaccante che, vuoi o non vuoi, durante la stagione ti fa quanto? Ti fa 15 gol. Ti fa in campionato 12-13 gol, più qualche gol in Champions League, se capita, in Coppa Italia, eccetera. Non è un attaccante che a fine stagione ti fa 30 gol. L'anno scorso avevamo Cristiano Ronaldo che nelle prime 14 partite ha fatto 15 gol, ovvero un gol in più di Dybala, Ken, Morata, di tutto l'attacco e Chiesa nelle prime 14 partite. Cioè, al netto delle stesse partite, Ronaldo da solo ha fatto un gol in più di tutto l'attacco della Juventus. Sì, e questo è emblematico. È tutto detto. E come vediamo proprio da questi video che stanno adesso passando qua sotto, Vlahovic è davvero quell'attaccante che può far davvero comodo alla Juventus. Ora, si parla di 70 milioni. Si parla di 70 milioni. Sono secondo te? 70 milioni è quello che chiede la Fiorentina. Se si dovesse riuscire ad arrivare a 60 milioni spalmabili ovviamente in qualche modo con una formula simile a quella di Federico Chiesa, secondo me può essere davvero davvero un grandissimo acquisto. Abbiamo visto con Federico Chiesa, Chiesa, cioè, ragazzi, Federico Chiesa alla fine, all'inizio vi ricordate quando 60 milioni Chiesa anche lui, 60 milioni uno li varrà mai, non li vale il nuovo Bernardeschi, poi magari Vlahovic viene e fa malissimo. Bisogna avere soltanto fiducia. Un giocatore del genere, che del 2000, 21 anni, fa quello che ha fatto alla mia età. Cioè, un giocatore, ragazzi, che ha la mia età. La tua età. C'ha ragione. Un giocatore che ha la mia età, ragazzi, e fa queste giocate qua. Guardate come fa salire bene la squadra. Io Vlahovic me lo ricordo perché l'avevo visto per la prima volta in una partita di Coppa Italia di 3 stagioni fa, quando ha fatto l'esordio in Coppa Italia. Io l'ho visto quella partita là, me lo ricorderò sempre. Aveva fatto, se non sbaglio, tripletta o doppietta. Ho detto, cazzo, minchia, sto qua è davvero forte. E infatti, poi, la stagione dopo ha fatto bene. Questa stagione qua, ragazzi, si sta mangiando tutto. Già l'anno scorso comunque ha fatto una stagione della Madonna. Guarda qui, la forza fisica, ragazzi. C'è sto sinistro che mi fa impazzire, ragazzi. Vediamo, ragazzi. Voi fatemi sapere qua sotto con un commento se siete favorevoli all'acquisto di Vlahovic. Secondo voi se merita 70 milioni, quelli che sono. Se voi, non lo so, al posto di Vlahovic prendereste qualcun altro, fatemi un caso sapere qua sotto con un commento il nome di un altro attaccante. Perché secondo me in questo momento Vlahovic è il miglior attaccante che la Juventus può comprare per le caratteristiche di cui ha bisogno. Assolutamente d'accordo. Assolutamente. Ricordiamoci che abbiamo perso, scusami se ti interrompo Fabio, abbiamo già perso Ronaldo, ricordatevi soltanto Haaland, no? Non gli valeva assolutamente quanto. Haaland lo prendevamo a pochissimo. Ma la nostra dirigenza l'avrebbe mandato a giocare nell'Under 23, ragazzi. Capite bene che questi sono stati degli errori che la Juventus purtroppo ha fatto col tempo, ha fatto tanti errori nel calciomercato. Ora ci ritroviamo per forza a dover fare davvero delle scelte importanti per riuscire a tornare a combattere quelli che sono i posti alla fine che ci spettano. Perché se per 9 anni la Juventus ha vinto e stravinto in Italia, un motivo c'è stato, però c'è stato anche, c'è una motivazione dietro. Se la Juventus in 2 anni è riuscita a far colmare all'Inter un gap decennale, ragazzi, perché la Juventus aveva davvero un gap decennale sulle altre squadre. L'Inter in 2 anni, con acquisti mirati, con giocatori forti, un allenatore serio e anche ovviamente dovuto a quelle che sono state invece le nostre scelte sul mercato che ci hanno indebolito,
E l'Inter è riuscita in due anni davvero a colmare un gap 10 anni. Anche tolto l'anno scorso in cui la Juventus non ha vinto il campionato. 10 anni in cui la Juventus ha vinto più delle altre. Perché l'anno scorso Supercoppa e Coppa Italia. Supercoppa e Coppa Italia. L'Inter ha vinto il campionato meritatamente. Ma proprio strameritato. Così come secondo me anche quest'anno l'Inter rivincerà il campionato. Perché secondo me è la squadra che c'ha quello qualcosa. Saranno gli interisti adesso che si staranno toccando. Sì, sicuramente. Vincerà alla grande. Però secondo me, davvero, detto in maniera proprio obiettiva, secondo me è la squadra in questo momento più forte, più pronta, che ha proprio la mentalità migliore. Detto questo, ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto un commento se a voi Dusan Vlahović ci piace. Detto questo, noi ci becchiamo prossimamente con un nuovo video. Sempre forza Juventus. E incrociamo le dita. Speriamo che arrivi. Dai, forza Juventus.